C'è una scena in particolare a cui sei affezionato in questo film? Ce ne sono tante, perché con diversi riferimenti, per esempio, come scherzavamo adesso con Luca, le scene, anche se poi nel film hanno un'immagine più così di impatto della canoa, vengono viste per attimi, sono quasi usate da repertorio, fanno capire che loro normalmente fanno quella cosa, però hanno comportato vari allenamenti e varie situazioni tra me e Luca, e quindi sì, mi ricordo con divertimento quei momenti, perché lì poi è cresciuto anche una relazione, un rapporto vero tra me e lui, cioè ci sta il momento di nervosismo che si prova in quei casi, no? Perché veramente era mezzo la marana, cioè con l'acqua verde a volte, l'allenamento. Allora c'è chi si agitava, dice tutti voi, sai, abbiamo scoperto che è una cosa complicatissima, basta muoversi un po' da una parte, un po' dall'altra e si cappotta la canoa, che sono strette così, cioè come il bacino di una persona, entri, ti infili. E poi comunque ti dico, un film particolare, un film che ti posso dire, non dico tutte le scene a cui ho partecipato, però erano tutti momenti divertenti, cioè dalla scena di gelosia, alla scena in cui mi emoziono, alla scena in cui siamo sotto il balcone, insomma, protestiamo contro Galeazzo. Veramente, cioè, un film che offriva vari spunti, quindi dirne una mi è difficile. Il tuo poi è un personaggio particolare, perché sei il confidente dell'amante, paradossalmente. Sì, qui esce tutta fuori tutta la sua ingenuità e purezza, e anche il fatto che sì, lui non può vedere in Adele una rivale, come può vederla, no? Perché per lui, cioè, lui è la normalità e capisci, quella è la diversità, quindi è il ribaltamento, quindi Adele non lo è a tal punto che, come dici te, lui ci si confida, parte, gli dice mi raccomando butta un occhio su Piero, perché lui ogni tanto, esatto, controllamelo, quindi sì, dando al personaggio ancora più, no, insomma, diventa effettivamente piuttosto ingenuo, ma lo è, perché è geloso, innamorato, ed è anche un po' ingenuo, insomma, nel rendersi conto di queste cose, ma poi in realtà poi non se ne rendono conto i genitori di Piero, di Remo, cioè nessuno si rende conto di questa situazione. Esatto. Torna alla coppia Nigro-Argentero, ma ti sei dovuto preparare in qualche modo particolare per interpretare questo ruolo? Ma sai, no, cioè ti dico sinceramente, lo dicevo prima, no? Non ho pensato all'orientamento sessuale, cioè ci ho pensato all'inizio, ma è una cosa che poi è svanita lentamente, cioè col tempo, non me ne sono accorto, insomma, capito? Mi sono dimenticato un po' del suo orientamento sessuale, perché poi tutti gli elementi del mio personaggio ruotavano in fondo attorno a facciamo passare a elementi così comuni, cioè anche in coppie eterosessuali, quindi quello, diciamo, pesava, no? Perché siccome mi si chiede in relazione al fatto del suo orientamento sessuale, dico no, diciamo che non c'è una... soprattutto poi in un film in cui era interessante levare, cioè, insomma, atteggiamenti, macchiette, situazioni, proprio perché era così caricaturale lo sfondo ed era così diciamo un po' farsesco per alcune situazioni, quindi era interessante, insomma, i personaggi renderli insomma, in modo più sincero e naturale possibile, quindi no, preparazione, sai, come altri personaggi, come un qualsiasi altro personaggio, quindi ti parlo di un personaggio dolce, insicuro, fragile con le sue fragilità, ma l'elemento, cioè quello che ti voglio sapere della sessualità, no, francamente no, non è stato importante più di tanto quello. Ok, grazie mille.